Cari quadisti, eccoci. Allora, ripetiamo, dovete svitare queste due viti, riprendiamo, per arrivare alla saranda. Per svitare queste due viti è necessario l'utilizzo di un cacciavite a croce di punta abbastanza grande. La prima era abbastanza morbida, la seconda, questa, si era indurita. Qua stiamo parlando di un mezzo da competizione. Onde evitare di spanare le viti in questa posizione, questa è un'americana regolata. Voi vi munite di americana, se non riuscite a svitarla, le pinzate regolandole, boom, bloccate, e con l'americana, pac! Avete visto? Svitate il primo pezzo, proprio esclusivamente lo sblocco, e poi potete con tranquillità togliere le viti. Attenzione, perché ovviamente, essendo una membrana a depressione, sotto c'è la membrana a depressione col suo bel mollettone. La molla serve per mantenere la membrana a depressione giù. Attenzione quando la togliete. Una volta svitata, ovviamente non salta via, ragazzi, una volta svitata la membrana, la togliete e vi apparirà la molla della membrana, eccola, la membrana a depressione comandata dal depressore. Posizionate la membrana, il coperchio con le due vitine. Togliete la serranda, eccola, fate attenzione, e come potete vedere questa serranda non ha i buchi. Nella versione omologata, esattamente qui e qui, ci sono due buchi passanti, cioè vi vedete attraverso. Quando questi due buchi passanti arrivano qua sopra, non c'è più depressione, e quindi la serrana non può più salire oltre quel limite. Questo è il motivo per cui nella versione modificata il mezzo ha un getto 262.5. Non vuol dire che abbia bisogno di più benzina, semplicemente nella versione omologata lo spillo non riesce ad uscire dal getto del massimo, perché la serrana del depressore non si alza, e di conseguenza ci vuole un getto del 262.5 per far passare abbastanza benzina tra lo spillo e le pareti del getto. Quando sostituite questa membrana, questa serranda con la membrana a depressione, mettete quella nuova full power che potete richiederci, il vostro spillo ovviamente uscirà completamente dal getto, e per questo motivo ci vuole un getto più piccolo, perché il getto è completamente libero. Quindi quando ripristinate la potenza, il getto del 162.5 deve diventare un getto del 152.5. Questo è importante. Signori, dal Fero, dalla vostra scuola, corsaquadisti.it, ecco, perfettamente pulito, ah, che bel civetta, il carburatore del 36 Kane del Access 450, in questo caso Reactor, lo facciamo vedere e rimetterlo, con calma perché si deve allineare il getto, ecco questo. Quello che vedete sotto è lo spillo conico a tre tacche, non l'abbiamo posizionato nella tacca centrale, lo teniamo sempre lì, a parte quando andiamo a correre all'altezza del mare, per esempio a Fano, che allora ingrassiamo magari la mezza tacca di spillo, eccolo, ha calzato, guardate che la guarnizione coincide perfettamente. Riprendete la vostra bellissima coperchiotto, nulla è altro che un coperchiotto, e lo posizionate facendo attenzione che l'occhiellino della guarnizione coincida con l'occhiellone, ecco, abbiamo perso la vitina, vabbè, con una mano sola normale, adesso la recupereremo. Eccola qua, con una mano sola è dura, ragazzi,
ripristinato e che il burattino è funzionante. Ovviamente, signori, attenzione, perché quando cambiate la serranda dovete stappare il getto. State attenti quando stappate il getto, che lo stappate, tirate fuori la serranda, prendete questa pinza, aprite il coperchietto che tiene il getto, c'è un coperchiettino piccolo, è grigio. Quando stappate il coperchiettino, attenzione che dentro c'è una piccola mollettina che spinge lo spillo verso il basso. Quando stappate il coperchietto, state attenti a non tirarlo fuori velocemente, a stapparlo velocemente, perché la molla salta in aria e non la trovate più. Quindi stappate, togliete lo spillo, prendete la serranda nuova senza buchi come quella che vi ho fatto vedere, rimettete lo spillo, tacca centrale, rimettete la molla, rifissate il tappetino grigio, rimettete la guarnizione ai bordi sulla parte alta, reinserite la serranda all'interno del carburatore, rimettete il suo coperchietto e magari, se state attenti, lavorate con due mani e vedete di non perdere la vite come l'abbiamo persa noi. Adesso andremo a cercarla. Signori del Ferro, squadra corsequadisti.it, come sbloccare e riportare a piena potenza il carburatore, quindi Triton Access 450 Supermoto Reactor Bio. Un saluto dal vostro Ferro.